Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Di nuovo al lavoro, ho deciso di fare dei cassoni per mettere le patate nell'orto. Ho il terreno un po' argilloso, quindi non riesco a scendere molto, diventa molto compatto, molto duro. Dovrei fare un mix con la sabbia, non l'ho mai fatto. Allora ho deciso di rialzare praticamente un po' il terreno e dopo averlo fresato metto su questi circa 30 centimetri di parete per fare poi un cassone e vediamo come viene. Poi alleggerirò con del terriccio e della sabbia di fiume. Nel frattempo ho preparato le assi di legno, sono due bancali che ho completamente smontato e comincio il montaggio. Sto andando avanti con i lavori, ho smontato altri bancali, alla fine ho ricavato questo, 1,20 m di larghezza per 4,20 m circa di lunghezza. Sto finendo di montare, ho fatto una botta di conti. Se rispettiamo la distanza di 25 cm tra le piantine e 60 cm tra le file, riesco a fare due file da 23 piantine, quindi sono 26 patate seminate. Non sono molte, però è un esperimento che faccio. Ho un sacchetto da 5 kg, non so quante ce ne sono dentro e eventualmente le altre poi le metto nel terreno direttamente. Proprio un cassone fatto alla buona, nel senso veramente quattro tavole tagliate a misura, quattro viti. Adesso non lo finirò di montare qui perché ho il campo da un'altra parte, distante 30 metri. Non ce la farei, sono solo. Quindi monto le due metà, le trasporto una alla volta, poi quando sono in loco le assemblo. Ok, entriamo nel vivo della situazione. Allora vi spiego un attimino. Adesso finisco di montare questa parete qua. Qui l'anno scorso avevo i pomodori, quindi quest'anno metto le patate, anche se andrebbe una coltura un po' più leggera, ma vi spiego perché metto le patate qua. Lì ho le fragole che adesso devo finire di pulire e trapiantare, comprerò le piantine che mi mancano, quindi questa parte qui verranno tutte fragole. Le fragole stanno bene con i fagiolini, quindi qui verranno i legumi. Le fragole invece stanno bene con i fagioli, quindi qui metterò i fagioli. Quindi questa parte qui va tutta piena di legumi. Ora il terreno l'avevo già smosso con il motocoltivatore, anzi con la motozappa, prima che si rompesse pure quella, e non vi dico come si è annuvolato quel giorno quando mi è saltata la cinghia anche della motozappa, quindi sono fermo. Dovrebbe arrivare il motore del motocoltivatore a giorni. Quindi vi dicevo, il terreno è stato smosso. Ora cosa succede? Prenderò il terreno da quello che ho smosso dall'altra parte del campo, comincerò a versarlo qui dentro, lo mischierò con del terriccio, mi serve solo come riempitivo, e poi nella parte un pochino centrale di questo cassone metterò della sabbia di fiume per alleggerire ulteriormente il terreno, visto che il mio è molto argilloso. Questa è una tecnica che è la prima volta che metto in atto, ma mi hanno consigliato di far così, quindi poi vediamo come va. La sabbia di fiume alleggerisce il terreno. Le patate hanno bisogno di un terreno soffice e fertile perché sotto devono fare ingrandire e ingrossare i tuberi. Metterò alla fine della cenere di legna del mio camino. Legna vergine ovviamente. Queste sono le patate, me ne servono 26, ho fatto una botta di conti, 25 centimetri tra ogni piantina, circa 60 centimetri tra le file, quindi farò due file qui e una qua. Lascerò un 30 centimetri a destra e a sinistra. Ora il lavoro grosso è quello di riempire questo cassone col terreno, col mio terriccio. Piano piano ci mettiamo lì e lavoriamo.
Ecco, a questo punto comincio a mettere il primo sacco di sabbia, non so quanto ce ne andrà. Tenete conto che la patata va interrata a circa 10 centimetri e quindi lei comincia a far crescere i tuberi al di sotto di quella quota. Quindi se io penso di arrivare a tre quarti del cassone, quindi alzarmi altri 20 centimetri, è giusto che secondo me a questo punto io cominci a alleggerire il terreno, perché se no mi si compatta e non ho risolto nulla. Sempre a questo punto metto un po' di stallatico pellettato, non molto perché qui in questa particella di terreno, dopo che ho fresato, avevo già messo un po' di concime, quello organico minerale. Non avevo pensato di mettere le patate ancora, le avevo preparato per altre colture, ma è sempre concime, insomma. È una smossa soltanto col rastrello. Ok, vado avanti, piccola precisazione, è il primo anno che provo questa tecnica qui, Quindi se la volete provare anche voi non vi so dare i risultati fino a che non usciranno fuori le patate, poi vediamo in che condizioni saranno, quale grandezza hanno i tuberi. Sbagliato non è, però se conoscete altre tecniche, ben vengano, insomma. Ecco, arrivato a questo punto, ho messo un altro strato del mio terriccio, metto questo strato di terriccio qua del Conad, che vi dico la verità, non mi piace per niente, è poco rifinito. L'ho aperto, ho provato a vedere per le mie piantine, l'ho scartato, lo userò solo per i fiori e per alleggerire così il mio terreno, che comunque è un terriccio più leggero del mio sicuramente. Poi magari mi sbaglio, è un'ottima qualità, però a me non piace. Sono ancora dei rimasugli dentro. Ma forse perché sono abituato a quello la semina, che è un'altra cosa, è un altro pianeta. Vabbè, comunque dai, mettiamo questo. Ovviamente lo dobbiamo rompere. Con un po' di fortuna mi arricchisce di quelle sostanze organiche, magari io ne ho poche in questo istante. Posso evitare di camminarci dentro, è meglio perché evito di compattarla, ma a volte non posso. Se siete interessati un po' alla classificazione dei vari terricci, ho appena pubblicato un articolo su come riconoscerli e cosa fare, cosa coltivarci. Ringrazio ancora Federico del Giardino di Fede, trovate il suo profilo su Instagram, veramente molto ben fatto, è un bravo ragazzo, ne sa, lo seguo con volentieri e vi consiglio di fare la stessa cosa. Ok, a questo punto, visto che questa è già la profondità, quella buona, quella poi dove cresceranno i tuberi, comincio a mettere la mia cenere di legna. Questa è ricca di potassio e il potassio serve come il pane alle patate. Però io vado a occhio, comunque non esagero perché, come tutte le cose, se si esagerano, poi hanno l'effetto contrario. Ok, ancora qualche carriolata del mio terriccio e poi facciamo la semina, che è la parte migliore del video. Ok, adesso procediamo col sesto d'impianto delle patate. È giusto per fare una cosa fatta un po' meglio di quello che faccio di solito, perché di solito io avrei fatto un solco, le avrei messe dentro e buonanotte. Allora, quanto abbiamo? Abbiamo, dovrebbe essere 1,20 m circa. 1,18 m, facciamo finta che sia 1,20 m. 1,20 m, avevamo detto lasciamo 30 cm per parte
e le piantine le distanziamo di 25 centimetri, quindi 30 centimetri per parte. Mettiamo il primo segno. Ok, tra le due file abbiamo 53 centimetri, insomma, da 50 centimetri. Quindi adesso facciamo la stessa cosa di là e mettiamo le patate distanziate una dall'altra di 25 centimetri. Sto facendo i fori semplicemente con le mani perché il terreno è tutto in diretta, l'ho appena messo qui davanti a voi e lo sto lavorando in questo istante. Quindi le patate le metto in profondità di circa 10 centimetri e si ricoprono semplicemente col terreno, si distanziano, come vi dicevo, di 25 centimetri uno dall'altro. Sto usando questa stina qui 0,25 50, quindi riesco a fare tre fori per volta senza impazzire. È importante lasciare un po' di spazio a destra e a sinistra perché poi queste periodicamente vanno rincalzate quando la pianta comincia a crescere, sia per togliere le infestanti sotto e sia per dare spazio alla pianta di crescere, ed è la cosa corretta da fare. Qui dentro spero che gli istrici non vengano, che li ho allevati come figli per anni, mi mettevo le patate e loro se le mangiavano. Probabilmente no, perché è tutto recintato, ho recintato tutto, quindi dovrei aver risolto quel problema. Il problema mio sono i gatti adesso, che verranno qua, troveranno la lettiera gigante pronta per l'uso e farò attenzione anche a quella. Volevo solo parlarvi brevemente del taglio delle patate. Allora, se non vi bastano, potete benissimo tagliarle a metà. Come si tagliano le patate per la semina? Se voi le tagliate così, in questo modo qui, buttate via mezza patata perché le radici sono solo da queste parti, di qua difficilmente vi radicherà. Dovete tagliarle in modo tale da prendere una o due radichette per parte. Questa si vede meglio, questa è perfetta. Questa dovrei tagliarla qui a metà, cosicché ho in una metà una radice e una metà nell'altra. Se voi ne tagliate soltanto dalla parte dove non c'è la radice, quella parte non radicherà. Quindi è molto semplice, si possono anche tagliare. In questo caso per me sono troppe, dovrò mettere nel terreno, le lascio intere, però mi rendo conto perché chi fa una coltivazione intensiva o chi ne coltiva tante, tagliarle significa raddoppiare la resa a metà spesa, insomma, ed è importante anche quello. Bene, è tutto per questo video. Come vi dicevo, è la prima volta che provo questa tecnica qui. Troverete altri video online di gente che è più esperta di me, che lo fa già da tempo. Magari guardateli, sono bravi. Io provo e poi vediamo a fine stagione come va. Eventualmente farò un video per tirare le somme e i risultati. Come lavoro qui ci sono 4-5 ore tra smontare i bancali, fare gli assi, insomma, soprattutto mettere il terreno dentro, che è la parte più pesante e difficoltosa. Ma appunto con 3-4 ore di lavoro si fa tutto. Quindi spero di avervi dato un'idea. Magari avete un angolo di giardino, volete provare un po' di piante. Non è sufficiente ovviamente per una famiglia, sono 26 piantine di patate, ma per me è un esperimento, una prova. Se mi ci trovo bene, l'anno prossimo ne farò altri 3-4 di questi e quindi a quel punto potrò fare la coltivazione un po' più seria. Bene, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. E se vi è piaciuto questo video e volete lasciare un like, ve ne sono grato. Se vi volete iscrivere al canale, vi ringrazio perché cominciamo a essere in tanti. Potremmo essere ben di più perché vedo che tanti di voi che guardano i video non sono iscritti, mi dispiace. Se vi iscrivete, magari avete poi gli aggiornamenti periodici di quando pubblico, se attivate la campanella ovviamente. Seguite il blog se vi fa piacere perché sta decollando, sta andando molto bene. Sono contento della reazione dei lettori, mi piace veramente, mi sta dando soddisfazione. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.